Mentre il sindaco Pierluigi Biondi in consiglio comunale chiude la vicenda e non vuol sentir parlare di maschilismo, l'ex assessore ormai Sabrina Di Cosimo si sfoga nuovamente su Facebook e il suo è un attacco senza minimi termini proprio al primo cittadino. Il sindaco mente e sa di mentire, esordisce così la Di Cosimo. Le sue dichiarazioni ufficiali sono state già smentite venerdì dall'alto funzionario del governo, il riferimento è a vacca sui fondi e lui lo sa, per questo in consiglio comunale non ha saputo giustificare, attacca la Di Cosimo, le motivazioni della mia cacciata, perché in un anno e mezzo non ha potuto trovare motivi né politici né amministrativi per farmi fuori, sfruttando il mio largo consenso elettorale fino alle elezioni regionali, nascondendosi dietro una superficiale dichiarazione, parlando di comportamento poco consono che dice tutto e non dice nulla, dando adito a mille allusioni e a mille interpretazioni e sfregiando la mia immagine. Per quanto riguarda Restart, aggiunge la Di Cosimo, non era una delega sua, ma l'avevo io alla cultura, me la strappò di forza esattamente un anno fa, nei primi mesi del 2018. E invece ieri in consiglio comunale ha mentito rispondendo alla consigliera Carla Cimoroni dicendo che è sempre stata sua. Nei mesi successivi ha continuato a spogliare il mio settore, rubandomi tra le mille cose anche la gestione dei cantieri dell'immaginario e affittandoli in modo anomalo e sospetto proprio al TSA, alla sua cara amica Rita Centofanti. Per questo il comunicato falsa del TSA è stato un clamoroso autogol, dice ancora la Di Cosimo. Accuse pesanti, quelle dell'ex assessore, che prosegue. Poi ha dimenticato forse che io ero la quarta consigliera più votata di Forza Italia, nonché la prima donna più votata di Forza Italia. Per questo motivo, per l'obbligo delle quote rosa, mi hanno loro offerto il posto in giunta. La delega dell'assessore è sì fiduciaria, aggiunge poi, ma non in modo unilaterale. Cosciente dell'importanza dei 315 elettori che avevano riposto fiducia in me, anch'io mi ero fidata, era il mio sindaco, lo stesso che prima della chiusura delle liste elettorali a maggio 2017 mi chiamava e mi faceva chiamare tutti i giorni per convincermi a candidarti nella sua lista Benvenuto Presente. Il mio lavoro poi è sotto gli occhi di tutti, conclude. Questo mentre anche il gruppo consigliare di Insieme per l'Aquila l'ha scaricata. Molto duro anche l'intervento in consiglio comunale del consigliere Angelo Mancini. La Di Cosimo ha detto quello che era la situazione di questa città e dei provvedimenti della Giunta, il vuoto cosmico, però tranne lei che aveva fatto non si sa cosa, cioè perché neppure dal punto di vista della cultura si è mosso nulla in questa città se non quattro luminari che si sono pure inaugurate col taglio del nastro anche l'anno scorso. Il villaggio si taglia il nastro e poi tutto abbandonato.